Nuovo summit in prefettura a Salerno domani mattina per il consorzio di bacino Salerno 1. Incontro con i responsabili del comune di Castel San Giorgio che a quanto pare è rimasto l'unico ente afferente al consorzio che per ora non ha ancora emesso un'ordinanza con la quale possa tamponare l'attuale situazione di difficoltà nella raccolta dei rifiuti. In molte zone della città, anche oggi infatti, sono rimasti in strada i sacchetti dell'immondizia, in particolare della frazione indifferenziata. Vale la pena ricordare che martedì scorso si è chiuso sulla carta il percorso di lavoro del consorzio di Bacino Salerno 1, che però nei fatti sta continuando ad operare attraverso le ordinanze sindacali dei vari comuni del territorio. Sant'Egidio, Pagani, Pellezzano, Nocera Superiore, Siano, Corbara, Calvanico, Nocera Inferiore e San Marzano sul Sarno hanno emesso apposita ordinanza con la quale il rapporto con il consorzio prosegue, pur rimanendo questa una situazione anomala, assolutamente temporanea. Infatti le ordinanze afferiscono a un periodo che varia dai 2 ai 3 mesi. Tra l'altro, a seconda delle esigenze, alcuni comuni hanno affidato al consorzio soltanto il servizio di raccolta di alcuni rifiuti, in particolare l'indifferenziato, mentre per la frazione umida c'è un'altra tipologia di azione. Ovviamente questo è relativo alla problematica relativa ai contratti di trasporto scaduti per molti degli automezzi del consorzio. Resta da risolvere dunque la situazione di Castel San Giorgio, che sarà discussa certamente domani mattina. Oltre c'è ancora la preoccupazione del commissario liquidatore del consorzio stesso Siani, per i dipendenti in particolare, visto che alcuni comuni potrebbero affidare temporaneamente il servizio anche a ditte private con specifiche gare di appalto. La CGIL ha poi proposto che vengano pagate esclusivamente le spettanze ai lavoratori del consorzio in servizio nei comuni non morosi. Il problema è che tutti i comuni sono, chi più e chi meno, fortemente indebitati con il consorzio.